saluto agli amici all'ascolto. Buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A TV. Si preannuncia la partita tutta da seguire. Quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica, Pier. Le squadre, guardale lì in campo, cariche. Il pubblico sugli spalti lo è ancora di più. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi. Ecco la formazione titolare con cui partono i padroni di casa. Hanno scelto il 4-3-3, hanno schierato i tre attaccanti quasi in linea. È una scelta abbastanza coraggiosa, evidentemente non hanno paura di concedere qualcosa dietro. Probabile che vogliono sviluppare il gioco attraverso le corsie centrali piuttosto che sulle fasce, Pier. Spiego solo così la decisione del tecnico di tenere le punte vicine per cercare di favorire il fraseggio nello stretto. Questo è... della squadra affidata a Provedelli. Marusic gioca con terzino e c'è come unica punta. Comincia dunque la gara. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Candreva via con il pallone. Ottima la copertura. Lazzari. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. Riesce a leggere l'azione come pochi, anticipa la giocata, sa creare sempre... Che occasione, deve approfittarne? Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Sceglie l'appoggio. Ecco Romagnoli. Pallone potenziale a caccia del vantaggio. Il difensore si oppone, ma non è finita. Felipe Anderson. Tocco per Immobile. Ottimo l'intervento del portiere. Sceglie il tocco corto. Eh sì, c'è il tocco, c'è l'autogol, nulla da dire. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano.
le marcature con questo gol. Ottimo qui Tiki-Taka. Antonio Candreva ferma bene l'avversario, può ripartire. Possesso palla nettamente a favore degli ospiti nell'ultimo quarto d'ora. Hanno preso il controllo del centrocampo, è evidente la loro intenzione di tenere in mano il pallino del gioco per provare a fare un altro gol. Personalmente condivido la loro scelta. Un solo gol di vantaggio non offre grandi garanzie di successo. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Immobile. Felipe Anderson ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Ne è uscito fuori un passaggio al portiere. Sceglie il tocco corto. Ecco Romagnoli. Palla che esce di pochissimo, alta. Capisce tutto e ferma l'azione. Luis Alberto. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Guadagna campo. Attenzione a Immobile. Rinvia su questo cross. Immobile. Legge bene qui una traiettoria interessante. Conclusione ribattuta. Attenzione a Immobile. Occasione da sfruttare. Lascia partire il tiro. E c'è la rete. E salgono a più due. Raddoppiano. Rivediamola, la parte finale dell'azione che ha portato al gol. E come vediamo ha freddato il portiere con questa conclusione da distanza davvero ravvicinata. Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Fin qui non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano, Lele. Per un attaccante il gol è di vitale importanza. Oggi non solo non è riuscito ancora a segnare, ma non ha neppure impensierito il portiere. Non mi sorprende che siano sotto nel punteggio. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Attenzione Immobile, para senza problemi. Palla molto interessante. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Attenzione Immobile, lanciato. Si salva la grande il portiere, poi si alza anche la bandierina. Ma rimane il suo grande riflesso. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Con il numero 20 Mattia Zaccagni. Dentro con il numero 9 Pedro. E con il numero 32 Danilo
taglia nel mezzo, grande intervento in chiusura. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla, stanno facendo letteralmente... Occhio perché qui potrebbe arrivare il rosso, ha interrotto una chiara occasione da rete, l'arbitro però ha optato per non estrarre il cartellino. Una decisione che farà discutere Pier, fallo da ultimo uomo che meritava un provvedimento disciplinare. Posizione calciata molto bene, il portiere bravissimo nella deviazione. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner e questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Pallone controllato senza problemi dalla difesa su questo corner. Cataldi. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. L'allenatore decide di cambiare. Qualcosa. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per questo intervento. Attenzione Immobile. Pericolo, opportunità per Luis Alberto. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Prova a girare la difesa. Palla buona, vediamo se riesce a liberarsi. E c'è il gol e tutti ad applaudire, un gesto tecnico pazzesco. Efficace il traversone, lo stiamo proprio rivedendo. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Via. Duello tutto di forza. Via. Cercano uno spazio interessante. Capisce tutto e ferma l'azione. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Vessino. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Iniziativa che non porta a nulla. Ecco Vessino. Si oppone al tiro. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. È il momento del cambio. Possono chiudere il match con questo rigore. Niente da fare per il portiere.
Ci viene riproposta la trasformazione del penalty, la messa sotto l'incrocio dei pali. Sono le conclusioni più difficili, non si prendono mai. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Una sconfitta che non ammette repliche, Pier. Hanno perso su tutta la linea. La squadra avversaria si è dimostrata nettamente superiore. È una prestazione che va dimenticata al più presto. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. I difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.